Ciao a tutti, oggi vi parlo ancora di Andrea Biasci e ancora di luoghi comuni infondati che si raccontano sul cardio. Ora premetto che io non ho niente contro Andrea Biasci, parlo di lui perché, per quello che ne so, questo luogo comune viene da lui, okay? Ed è abbastanza diffuso, anche perché Andrea Biasci ha una grande credibilità nella comunità di YouTube, nella comunità internet, nel mondo del fitness italiano, e proprio l'altro giorno un mio amico mi raccontava questa cosa, io ho detto fermi tutti, perché questa cosa secondo me non è vera e a quanto pare è molto diffusa, perché sostanzialmente poi quello che fanno le persone è ascoltare una persona che ritengono credibile e credere a tutto quello che dice senza andare a controllare. Ecco, questo a mio parere è un grave errore, non fatelo per quello che dico io, non fatelo per quello che dice nessuno, ok? Andate sempre a controllare le fonti, andate sempre a sentire campane diverse, perché, ripeto, nessuno è perfetto e quindi tutti, anche le persone più credibili, anche le persone più in buona fede, anche le persone più preparate, possono sbagliare, cadere vittima di errori e quindi diffondere notizie che non sono vere. Di cosa stiamo parlando nello specifico? Allora, secondo Andrea Biasci, se io faccio un esercizio che presenta una certa difficoltà dal punto di vista coordinativo, il mio battito cardiaco sale di più in proporzione al massimo consumo d'ossigeno, al consumo d'ossigeno che potrei avere con lo stesso battito, ma facendo un'attività dove l'aspetto coordinativo non è così importante come la corsa e il ciclismo. Ora andiamo a sentire dalle sue parole esattamente questo concetto. Perché dico questo? Perché c'è una correlazione abbastanza diretta tra consumo di ossigeno e battiti cardiaci finché facciamo delle attività che coinvolgono tutto il corpo e che svolgono dei movimenti ciclici, che possono essere la corsa, la bicicletta, il nuoto, dove quindi la parte coordinativa del gesto è minima. Se noi facciamo invece un cardio con dei circuiti, con degli esercizi in palestra, la parte coordinativa farà alzare di molto i battiti, senza un reale trasferimento sul consumo d'ossigeno. La nostra sensazione così di intensità, di morire, di non farcela più, di avere il fiatone, non rispecchierà esattamente il massimo consumo di ossigeno che avremmo potuto avere con uno scatto sia nella corsa che in bicicletta. Quello che dovete comprendere è che la vostra sensazione di fatica, i battiti cardiaci che raggiungete, sono dati da un insieme di fattori in cui la parte coordinativa è assolutamente rilevante. Ebbene, abbiamo sentito dalle parole di Biasci che se io pratico uno sport non particolarmente complesso dal punto di vista coordinativo come la bici, la corsa, lui ci mette dentro anche il nuoto, secondo me il nuoto è altrettanto difficile dal punto di vista coordinativo rispetto a tante altre cose che lui intende che si fanno in palestra come i burpees o gli esercizi con la corda, eccetera eccetera, quelli che fa vedere anche nel video, ma comunque lasciamo perdere questo discorso. Quindi se io faccio dei circuiti in palestra, i classici circuiti in palestra, dove vado a metterci dentro delle attività che effettivamente dal punto di vista coordinativo presentano una certa complessità, ebbene, a parità di potenza erogata, quindi a parità di soggetto, a parità di allenamento, a parità di potenza erogata e quindi a parità di consumo di ossigeno, io con le attività più complesse dal punto di vista coordinativo avrò una frequenza cardiaca maggiore e anche una frequenza respiratoria maggiore. Okay? Questo è quello che ha detto Biasci. Di conseguenza, dov'è che vuole arrivare Biasci? Biasci vuole arrivare a dire che se noi in palestra pratichiamo questo tipo di attività a circuito complesse dal punto di vista coordinativo e monitoriamo il nostro battito cardiaco e monitoriamo la cosiddetta RPE, quindi lo sforzo percepito, e monitoriamo la nostra frequenza respiratoria, non dobbiamo metterla in relazione allo sforzo effettivamente compiuto, al lavoro effettivamente compiuto e quindi alle calorie consumate, perché tutti questi fattori sono artificialmente aumentati dal tipo di sforzo che presenta una certa complessità dal punto di vista coordinativo. Ora, questa cosa a me non mi torna per niente, non mi è mai tornata fino alla prima volta che l'ho sentita alcuni anni fa, ok? Sia dal punto di vista fisiologico che dal punto di vista logico. Partiamo dal punto di vista logico. Lo stesso Biasci ha affermato diverse altre volte un altro luogo comune che riguarda il fatto che io, se pratico un'attività cardio, come la corsa o il ciclismo,
alla lunga mi abituo e quindi a parità di sforzo consumo sempre meno. Questo l'ho già trattato, questo discorso, in un altro video, ve lo lascio linkato in descrizione, e non è assolutamente vero. Se io corro 10 km e peso 70 kg, sempre 700 calorie consumo, sia che sia allenato che non sia allenato, oppure le differenze ci sono, ma comunque sono irrisorie dal punto di vista pratico. Ora, se questo è vero, quindi io più divento efficiente nell'esecuzione di un gesto, meno calorie consumo, meno fatica faccio. Ma qui si sta dicendo esattamente il contrario, cioè che io, se sono poco efficiente, mi sembra di fare un sacco di fatica e consumo meno calorie. Poi, man mano che divento più efficiente, consumo più calorie e faccio meno fatica. Cioè, il concetto è un po' questo, ma capite che è assurdo ed è assolutamente in contrasto con l'altro. A meno che la curva, diciamo, di io man mano che divento più efficiente, prima consumo più calorie, poi arrivo a un certo punto e poi comincio a consumare meno calorie quando divento molto efficiente. Cioè, la cosa dal punto di vista proprio prettamente logico non mi torna. La cosa non mi torna neanche dal punto di vista fisiologico. Perché? Perché se la mia frequenza respiratoria aumenta, se la mia frequenza cardiaca aumenta, significa che c'è una maggiore richiesta di ossigeno. Ma se c'è una maggiore richiesta di ossigeno, vuol dire che questo ossigeno viene consumato dai muscoli. E se viene consumato dai muscoli, appunto, aumenta il consumo d'ossigeno e aumentano anche le calorie consumate. Ora, se ragioniamo in modo diverso, questa cosa potrebbe anche essere vera, ma bisogna specificare. Cioè, se la mia difficoltà coordinativa comporta il fatto che io non riesca ad eseguire quello sforzo a lungo e in modo continuativo con un volume di lavoro sufficiente, ecco che allora la cosa ha un senso. Però se io la metto giù, guarda che se tu fai un determinato tipo di esercizio e vai in affanno e il tuo cuore va a 1000, in realtà non stai consumando calorie proporzionali a quella frequenza cardiaca, proporzionali a quella frequenza di ventilazione, perché il tipo di esercizio è difficile dal punto di vista coordinativo, questa cosa non sta in piedi. Cioè, se io sto a 180 battiti al minuto per 5 minuti, che io vada a correre, che io vada in bici, che io vada a nuotare, o che io faccia dei burpees, o che io faccia degli swing, o che io salti la corda, più o meno le calorie sono quelle, più o meno il massimo consumo di ossigeno è quello. Veniamo al discorso scientifico. Biasci è famoso per essere rigoroso dal punto di vista scientifico, non fa altro che rimarcarlo. Ora, sotto al suo video un utente gli ha chiesto: molto interessante la cosa, mi dai riferimenti scientifici di questa affermazione? Lui non ha risposto. Ho risposto io dicendogli: guarda che secondo me non esistono. Ora, io sono andato a vedermi un po' la letteratura, non ci ho perso le giornate, ok? Anche perché questo argomento sinceramente mi interessa fino a un certo punto. Comunque, io in letteratura ho trovato diversi studi, ve li lascio linkati in descrizione, che mettono in relazione il consumo d'ossigeno con la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria, e non ho mai trovato alcun accenno a questo discorso, ok? Al fatto che diversi tipi di esercizi, e in particolare quelli più complessi dal punto di vista coordinativo, abbiano una qualche influenza riguardo appunto il rapporto che c'è tra il massimo consumo d'ossigeno, tra il consumo d'ossigeno e la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria. Questi studi sostanzialmente hanno dimostrato che la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e altri fattori correttivi possono essere utilizzati per predire il consumo d'ossigeno, ok? Quindi hanno dimostrato sostanzialmente quello che dice Biasci. Quello che mi manca è il fatto che se l'esercizio è di tipo coordinativo, questa correlazione non esiste più. In questi studi non ne fanno cenno, ne facendo solo Biasci, che magari ha per le mani altri studi, e se per caso gli arriverà questo video, qualcuno gli sottoporrà questo video, potrà rispondermi e spiegarmi quello che io non sono riuscito a afferrare e quello che io non ho trovato in letteratura. Quindi, concludendo, se la durata è costante, la frequenza cardiaca è costante, la frequenza respiratoria è costante, più o meno il massimo consumo d'ossigeno è quello, qualunque tipo di attività io svolga, e quindi le calorie consumate sono più o meno quelle. Ok? Non esiste differenziazione per quanto riguarda il tipo di attività più o meno difficile dal punto di vista coordinativo. Salvo smentite, prontissimo a cambiare idea di fronte alle evidenze. Bene, direi che è veramente tutto. Iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like, commentate qui sotto, ditemi come la pensate. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!